Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la macchia di ricomposizione del DNA, come appena detto Minion, completata. Ci manca solo un ultimo pezzo di DNA e quell'ultimo pezzo lo tiene la tizia qui, al parco. Stai zitto Minion, attraverso i parchi trova Hot Flash e il suo caffè. Minion, potessi zittirti, santo cielo? Lo farei volentieri, ti giuro che lo farei. Vediamo? Ah, siamo scesi finalmente. Adesso mi serve solo un altro frammento di DNA e Blue Titan sarà mia! Tutto questo silenzio... È il rifugio di Hot Flash, signore. Tutto questo silenzio mi fa pensare che il boss sia già qua. Sarà più veloce attraversare il parco. Sì, grazie Minion. Mi fa pensare che il boss sia già qui nel parco, però ha detto che dobbiamo attraversarlo il parco, quindi prendilo. Naggia a te. Oh. Cos'era? Che cavolo di blocco era quello? Comunque, attraversiamo il parco. Sguatteri in arrivo, signore. Sguatteri. No, mi sono un attimo fermato perché la musica mi ha fatto partire un flash nella mia testa terribile. Mi ha fatto partire un flash di un vecchio gioco, Stuart Little della PS1. Dio mio. Non so perché mi ha... Anzi no, scherzo, neanche. Cioè, un paio di note me l'hanno ricordato quello, ma alcune mi hanno ricordato Monsters & Co. Mi si è appena riattivato nel cervello quel ricordo. Ah, nessuno dietro? Ecco fatto. Grazie Minion. Non so cosa farei senza i tuoi consigli, veramente. Tra l'altro, appena capiamo che arriviamo all'arena del boss, ci buttiamo da qualche parte e riprendiamo vita. Posso buttarmi qua? In teoria no, in pratica direi che potrei farlo. Semplicemente buttandomi da qua. Dai. Prendo schiaffi, eh. Scemo. Ecco, fatto. Perfetto. Tutte ste note mi ricordano tantissimo Monsters & Co, santo cielo. Madonna mia. Quanto mi sta facendo ripartire i ricordi sta roba. Tantissimi. Tantissimi ricordi mi sta facendo partire. Taglia per le strade qui per tornare al parco. Se spegni quell'incendio, forse riuscirai a passare. Sì, certo. Il caos regna sovrano nei quartieri alti. Certo, così si spengono gli incendi, già. Che poi non potrebbero riaccenderli tranquillamente lanciando una palla di fuoco come fanno continuamente. No, no, no. Ci servono gli idranti. Devi spegnere quell'incendio prima di andartene. Santo cielo. Aspetta. Ecco, sapevo che si poteva rompere. Era... È come negli anime. Tutto lo sfondo fatto, disegnato così. Poi appare un oggetto che è più definito degli altri. Capisci che quello là si romperà a un certo punto del combattimento. Dai, nessuno? Sta passando il tram però. Ogni cavolo di volta sti oggetti. Ah, ecco. Non è il caffè nell'inteso come negozio di caffè. È inteso come tavola calda. Ecco perché c'erano tutte le pubblicità dell'hamburger a $5. Perché è il suo, è della tizia qua. Signore. È della tizia il caffè, la tavola calda. In arrivo. Effettivamente per noi caffè è una caffetteria. In arrivo, ma signore. Per gli americani il caffè è inteso come la tavola calda. Ah, non ci ho pensato. Cioè, quando ho detto caffè non ci ho proprio collegato. Ehi. Ecco fatto. Tra l'altro, quanto mancherà? Secondo me siamo a... Prendilo. Siamo all'incirca a metà del percorso. O poco meno. Ok. Forza, fatevi vedere allora. Altra imboscata di tizi che appaiono all'improvviso. Ecco fatto. Perfetto. Apriamo. Oh. Apriamo il percorso. Vediamo qualcuno? Strano. Io inizio già a sparare che... Strano, un percorso senza nemici che appaiono. Appariranno qua la curva.
Attenti, 1, 2, 3. Ah, queste strano. Casse affonderanno, non rimanerci sopra troppo a lungo. Grazie, Minion, non so cosa farei senza i tuoi consigli ripetuti 200 volte. 1, 2, ecco qua. 1, 2, ecco qua. Perfetto. Tra l'altro quello mi sa che è un buon punto dove ammazzarci. Sì. Nel momento in cui dovremmo ricaricarci la vita. Sbarazzarti di quei nemici. Il frame rate, gioco. Va bene tutto, però se non riesci neanche a gestire così tanta potenza. Di qua c'è qualcosa? No, è solo un percorso alternativo che non possiamo prendere. Io devo rompere tutti gli oggetti che ci possono dare le sfere, perché veramente, se no, non riusciamo a potenziare l'ultima arma. Allora, quella attento, cos'è l'arma? Di fuoco, signore. Oh, calmo. È l'arma deidratante o la pistola normale? Perché se la pistola... A sto punto... polpette vecchie di una settimana. Perché se è la deidratante... Ecco, lo sapevo. Ci serve per andare avanti. Puoi rimpicciolire gli oggetti. Se era la pistola... prendevo e lasciavo il coso di fulmini. Anche se... Abbiamo anticipato i tempi. Anche se tecnicamente potrei tornare indietro. È una fortuna volendo. Che ti piacciono le sfide, signore. Potrei tornare attento, indietro. Non vorrai fare un bagnetto imprevisto. Ecco qua. E riprendermi il coso di fulmini. Però, sinceramente, tanto vale continuare con la pistola. Tanto sicuramente tra poco me la fanno cambiare. Calmo. Ok. Per un attimo ho pensato di essere caduto. Che tra l'altro la pistola deidratante è la più comoda per rompere gli oggetti, perché veramente basta un colpo e si rimpiccioliscono. Mentre invece con i nemici non è la migliore che possiamo avere. Oh, calmo. 1, 2. Ecco qua, 3, perfetto. Anche perché la pistola ci serviva per andare avanti. Prendilo. Prendi sto oggetto, bravo. Ok. Allora, credo che oltre quel pezzo siamo arrivati. Sindacato e proseguiamo. Hanno incendiato la città. Ma va? Davvero? Arriva, signore. Non l'avrei mai detto, Minion. Arrivano! Col danno aumentato in teoria. Delizioso. Facciamo prima a ucciderli. Il punto è che ci serve anche l'ultimo potenziamento per essere più potenti. Ma in realtà non ci dovrebbe neanche servire, perché se questo è l'ultimo livello che combattiamo, e io dubito che useremo la pistola deidratante con Titan. Ne dubito altamente. Con Titan o usiamo il mantello finale, o usiamo la moto per scappare come nel film, o usiamo il robottone. Ne dubito che combatteremo così alla pari. La pistola. Fuochi in arrivo. Visto la barrage. Scusami, gioco. Ecco fatto. Scusami, ma spammo un pochino. Tanto, uno, me lo concedi di fare. Due, è il modo più veloce per ucciderli tutti. Siamo arrivati? Un'altra imboscata. Aia. Ma mi ha lanciato una molotov. Ma scusami. Oh no, ci stavano aspettando. Ma dai, non era un'imboscata? È ovvio che ti stanno aspettando. È quello il senso di imboscata. Occidenti! Ci sono cattivi dappertutto qui. E tu sei compreso? Eccolo. Ecco, sono preso il fuoco in faccia. Da dietro il ponte. Si vede anche. Più che altro dove li reclutano. Ci deve essere tipo un sito tipo InfoJobs per i super cattivi in questo mondo. Ok, credo che siamo arrivati. Credo che ci siamo. Sì, mi sa che qua c'è la zona di combattimento. Attento, se non appaiono altri... Ecco, stavo dicendo la frase. Se non appaiono altri nemici, io mi faccio ammazzare. Attento, oppure mi butto nell'acqua. Mi butto nell'acqua così ricarichiamo appieno la vita. Ecco fatto. È molto probabile che questa sia la zona di combattimento. Molto probabile, quindi... Ah, però aspetta, lì c'è la pistola. Lì c'è la pistola e anche il guanto. Quindi è la zona di combattimento. Andiamoci a curare. Ecco fatto.
Vita piena. Non che ci servisse, ci mancava un pezzettino, però sempre meglio averla piena. E io direi di prendere il guanto. Direi di prendere proprio il guanto per... Il caffè di Metro City. Anche se... Spero che tu sia affamato di giustizia. Anche se la pistola è un'ottima scelta. Ah, Hot Flash. Finalmente ci ritroviamo. Dammi da bere. Vedo che hai superato i miei cattivi. Sì. Tra l'altro senza neanche parlare. Questa città, Hot Flash. Prendilo. Sì, guardalo. Elimina i tuoi cattivi e sarà tutto più semplice. Certo. Guarda in arrivo, signore. Ecco fatto. Ecco. Vediamo. Qual è l'obiettivo della battaglia? Uccidere solo i suoi minion? Occhio! Cosa devo fare? Non ho capito, aspetta, forse. Presto, usa quell'idrante per mettere Hot Dov'è? Flash fuori combattimento. Ho già capito. È una cagata la battaglia. Distruggilo. Dobbiamo usare tutti gli idranti di. A differenza di dove lei si trova. Semplicemente. Probabilmente lei si sposterà e noi dovremo usare gli idranti. No, siete voi nella mia trappola. E comunque è molto più semplice questo combattimento che quello con Psychedelic. Ah, sicuramente. Megamind. No, quella in ci arrivo. Sei tu. Aia. Ora si sposta. Ho preparato un buffet pieno di prelibatezze. Ma stai zitta e beccati l'acqua. Qui? Adesso concluderò questa ricetta per la tua follia culinaria. Già. No! No! E non mi sposto neanche perché sennò non riesce a prendermi. Elimina i tuoi cattivi. Io continuo intanto. Continuo a spammare perché posso. Sì, inizialmente avevo detto che avrei usato il guanto, ma sinceramente, se continuano ad apparire così velocemente, tanto vale usare la pistola, veramente. Pam pam pam. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Ecco fatto. Non importa. Mi divertirò a cucinare la tua oca. No, no, Hot Flash. Ci penserà la mia oca a cuocerti a puntino. No! È stato un combattimento stupidissimo. Fantastico! L'ultimo frammento di DNA di Blue Titan? Torniamo subito al nascondiglio e scopriamo dove si è cacciato Blue Titan. Yeah! Non serviva neanche che mi uccidevo, veramente. Non serviva. Livello completato. Fuoco di paglia. Altro obiettivo. La macchina di ricomposizione del DNA per scovare Blue Titan. Il fallimento di Hot Flash. Allora, sì, dovrei usare la macchina, hai ragione. Di averlo progettato per andare così piano. È un po' lento il sistema. La macchina sta calcolando la sua attuale posizione. Che si trova là. Ecco. Si trova nel municipio di Metro City. Ah, il posto più ovvio dove poteva nascondersi, probabilmente. Comunque, prendiamo le ultime sfere di energia. Forse dovremmo spegnere qualche luce. Nonostante penso che non ci servano a nulla, ma potenziamo tutte quante le armi. Eccola qua la statuetta di Hot Flash. Hot Flash, se solo sapesse combattere, come sa cucinare. È vero, era la più scarsa delle tre sicuramente. Dei tre qua è sicuramente stata la battaglia più semplice. Lei non faceva niente, facevano tutti i suoi minion. Eccoci qua, ultimo potenziamento. Quanti ne vuoi? 5000, vero? Aspetta, uno degli obiettivi è potenza tutte le armi o no? Completa il gioco, uccidi Blue Titan senza morire. Le armi non ci sono, poteva essere un trofeo, ma non ci hanno pensato. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo col combattimento finale del gioco. Ciao a tutti.